Ci troviamo con il candidato sindaco del comune di Capaci, Sebastiano Napoli, e il candidato consigliere al consiglio comunale, Aurelio Caronna. E vogliamo già farvi delle domande. Che cosa avete in serbo per questa Capaci per domani? Abbiamo in serbo tante cose e tantissimi progetti. Tra l'altro sono progetti che affondano le radici in anni passati, perché io sono già stato sindaco di questa cittadina dal 98 al 2003. E quindi tante cose abbiamo fatto, come per esempio questa piazza dove ci troviamo oggi, e che però necessita di ulteriori manutenzioni. E infatti uno dei punti del nostro programma è quello di valorizzare ulteriormente questa nostra piazza, che dovrebbe diventare il salotto e il biglietto da visita della nostra cittadina, una cittadina turistica. E quindi prevediamo un nuovo arredo della piazza, nuova illuminazione, della piantumazione a verde, per rendere appunto questo nostro corso e questa nostra piazza principale più accogliente per i turisti che verranno a visitare il nostro paese. Quindi un maggiore arredo urbano per la piazza, ma ecco, i progetti per i giovani, i progetti per il problema oggi lavorativo, cosa avete in mente? Ma anche questo, perché dico, il comune nel cercare di creare sviluppo indirettamente crea ovviamente lavoro nel nostro paese, ne guadagnano le attività commerciali, ne guadagnano la possibilità di incentivare ulteriormente il commercio nel nostro paese. Già questo indirettamente è un lavoro importante per la crescita del nostro paese, quindi creare nuove possibilità di occupazione dei posti di lavoro. Prevediamo per esempio, tra i punti più importanti, sempre in questa tematica, un ulteriore sviluppo e potenziamento del lungomare, quindi della zona costiera, con la possibilità di nuovi chioschetti a mare, con la possibilità di un prolungamento del lungomare, anche magari mobile, con una passeggiata in legno. Dico, noi abbiamo fatto tanto in questi anni, come dicevo, proprio a mare, con i chioschetti che sono stati collocati lì. Dico, un'opera realizzata dalla mia precedente amministrazione, quindi è proficua, è stata ben accettata dalla popolazione, dalla cittadinanza, e quindi su questo bisogna continuare a lavorare. Il problema della villa comunale, dicevamo anche il discorso dei bambini, oggi tutte le zone a verde purtroppo sono un pochino abbandonate e degradate. Tra queste la villa comunale, che abbiamo una bellissima villa che necessita di essere manutenuta, attualmente chiusa. Attualmente chiusa, purtroppo, quindi ci sono da cambiare tutti i giochi dei ragazzi, fare una bella manutenzione, una bella sistemazione al verde e riportarla ai fasti e allo splendore di un tempo. Come la villa principale, anche altre zone verde, del verde attrezzato che abbiamo sparso nel paese, va ovviamente attenzionato. Poi gli impianti sportivi, anche lì per i giovani e i bambini, noi abbiamo una scuola calcio, anche tanti bambini che si interessano alle attività sportive, per cui il campo sportivo per esempio è una delle priorità che va fatta dalla futura amministrazione, perché il campo va manutenuto, cioè il manto erboso che deve essere completamente rifatto, per ridare appunto la possibilità ai nostri ragazzi, ai giovani, ai bambini, ma anche agli adolescenti, di potersi allenare in un campo sicuro. Aurelio Caronna, da consigliere comunale, da domani che cosa potrebbe fare, che cosa ha intenzione di fare? Sicuramente battendo sul fatto del turismo, che è una cosa che io ho notato, anche se io sono il volto nuovo di questa lista, e quindi sono come quello che dal di fuori riesce a vedere i difetti di casa, e quindi con l'occhio un po' critico ma costruttivo mi piacerebbe un sacco puntare su un punto di informazione per il turismo, valorizzare insomma un centro accoglienza per il turismo, e quindi valorizzare il turista che viene qui nel paese, e quindi diciamo dare quel motivo in più per far venire il turista con una campagna appunto di pubblicità. Un'altra cosa che per esempio io notavo era il fatto di rendere una ragione, perché dopo un giorno di vacanza, di stare al mare, il cittadino deve venire qui sul paese, attualmente non c'è, e quindi creare qualche cosa, far nascere qualcosa per dare un motivo in più per il turista, il bagnante che è a mare, e quindi dopo una giornata di mare possa venire qui al paese. Diamoci una ragione, costruiamo qualcosa. Quindi tutto incentrato sul turismo, anche perché nella vita
lavori in questo settore? Sì, sì. Sono uno chef di cucina, presidente di una nota associazione che non voglio fare il nome per non... quindi un'associazione no gastronomica molto grande che si muove nel territorio regionale, e quindi questo qua è il mio lavoro, è la mia passione, creare e fare innovazione, questa è la mia passione, quindi per questo io sto lavorando e in ogni caso mi offro volontario per dare un contributo al sindaco. Avvocato Napoli, ormai pochi giorni dal richiamo alle urne, un ulteriore e finale messaggio che si sente dare ai suoi elettori, lo faccia adesso. Noi chiediamo ai cittadini di Capaci, agli elettori, ecco, di darci il loro consenso, di darci il loro voto. Conoscono chi siamo, abbiamo esperienza e professionalità da mettere in campo, tra l'altro in un momento particolarmente critico della vita economica del paese. Abbiamo volti nuovi, come Aurelio ha detto, ma tanti altri giovani che si vogliono impegnare per fare rinascere questa nostra cittadina e riscattarla e riportarla appunto ai fasti e agli albori di un tempo, prima di tutto pulendo il paese, perché dico, diciamo, questo scempio di vedere la nostra Capaci, un paese turistico, con cumuli di spazzatura in ogni angolo delle strade, è veramente uno spettacolo indecoroso che noi diamo al turista, che diamo appunto a chi viene a visitare il nostro paese, a trascorrere le vacanze del nostro paese. E quindi l'impegno forte nostro è questo, sicuramente insieme a voi, insieme ai cittadini, potremmo riportare Capaci ad essere quello di una volta. Grazie.